Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Nerd Club, io sono Gela. Questo video me l'avete chiesto veramente in tantissimi, ma non ho mai trovato il tempo per realizzarlo. Io in realtà di applicazioni sul telefono ne ho tantissime. Non giochi, tendenzialmente non gioco quasi mai con lo smartphone, ma sono tutte applicazioni dedicate al photo editing, al video editing e ovviamente al lavoro, ma possono essere applicate anche allo studio. Vi voglio dire fin da subito che sono per iOS, però potrebbero avere la loro controparte Android. Vi lascio comunque i link qui sotto e anche i nomi, così che possiate voi stessi cercare sul Google Play Store. Alcune a pagamento, alcune gratuite, alcune con le acquisti in app. Tenterò ovviamente di farvi sapere nel dettaglio anche questo aspetto. Molto probabilmente questo video sarà diviso in due parti, perché sono veramente tante le applicazioni che ho sul telefono. Ora vi voglio portare alcune tra le mie preferite, ma subito dopo la sigla. La prima applicazione è dedicata alla gestione del tempo, che sia per lo studio o per il lavoro poco importa. Si basa sul concetto di sprint, ovvero quel tempo limitato dove noi ci concentriamo veramente tantissimo per raggiungere il nostro scopo. Andremo quindi a impostare la durata di questi singoli sprint e poi anche le pause che avremo tra uno sprint e l'altro, perché questo è l'aspetto principale. Potremo quindi andare a settare fino a 30 minuti di singolo sprint, dove concentreremo le nostre capacità nel lavoro pratico oppure nello studio, per poi fare una pausa dove faremo qualsiasi cosa ci verrà in mente. Dal navigare, dal riposarci, non importa, basta sicuramente prendere un attimo di stacco. Questo è uno dei tantissimi metodi che si possono utilizzare, io personalmente lo trovo veramente efficace, per alcuni di voi potrebbe non esserlo, beh, provate e poi fatemi sapere cosa ne pensate. La seconda applicazione si chiama RAW+ e il nome dice tutto. Infatti è pensata per scattare fotografie in RAW, ovviamente con i dispositivi che lo permettono. Nel mio caso purtroppo posso scattare foto solo in JPEG perché è un iPhone 6. Ma ad ogni modo posso comunque utilizzare tutte le funzionalità messe a disposizione dell'applicazione. E le principali sono legate all'aumento del valore ISO da 100 fino a quanto può reggere il vostro dispositivo e anche della velocità di scatto, ovvero lo shutter speed. In questo modo potremo andare a realizzare la nostra composizione preferita nel migliore dei modi. Ma ci verranno incontro anche altri tool molto interessanti, come quello che ci permette di visualizzare col colore blu le aree sottoesposte e in rosso quelle sovraesposte, quindi dove abbiamo troppe ombre o troppa luce. Le classiche cose che possono veramente rovinare una fotografia. Ci sono poi delle funzionalità avanzate, un po' come i grafici, proprio per l'esposizione, però lo lascio a chi se ne intende un po' di più di me. Nella versione free potrete scattare soltanto 100 fotografie, invece se andrete a pagare la versione plus potrete scattare un numero di foto ovviamente illimitato, oltre al fatto che verranno aggiunte altre funzionalità nel tempo. Ora ce ne sono poche rispetto alla versione free, quindi vi consiglio di provare ovviamente la soluzione economica per poi decidere se passare a quella premium. La prossima app è una vera e propria app di photo editing e si chiama Enlight. Enlight permette di fare qualsiasi cosa, soprattutto applicare dei filtri, ma non sono basilari come quelli di Instagram. In questo caso andiamo veramente ad effettuare modifiche molto importanti e soprattutto di sicuro effetto. I filtri inclusi nell'applicazione sono veramente tantissimi, possiamo poi comunque acquistarne anche di altri a pacchetti rispetto a quello che ci interessa di più. Enlight comunque non è soltanto filtri, ma anche una serie di funzionalità che possono veramente permettervi di dare un tocco in più alle vostre fotografie. Abbiamo dei tool per andare a rimuovere alcuni difetti della nostra pelle, magari come dei brufoli, e questo capita praticamente sempre, e in questo caso veramente è una mano santa. Ma abbiamo anche tantissimi effetti artistici, maschere, e la possibilità quindi di creare qualsiasi cosa. Insomma, sembra quasi che l'unico ostacolo sia la nostra immaginazione e la nostra creatività. All'interno dell'applicazione troverete anche diversi tutorial che vi insegneranno proprio a utilizzare ogni singolo aspetto dell'applicazione. Si tratta di un'applicazione a pagamento, però credo che sia veramente la soluzione definitiva se amate fare fotografie col vostro telefono. Quindi fateci un pensiero. La prossima app non aggiunge niente di nuovo per chi è abituato a utilizzare Android, ma per chi utilizza iOS è sicuramente una cosa molto interessante. Si chiama Widgets con la V e non con la W e va a integrare un sistema di widget che iOS di per sé non porta. All'interno dell'applicazione abbiamo già diversi widget preimpostati che possono andare dal controllo della CPU, della RAM, della memoria. Oppure anche per andare a integrare poi alcuni link, magari per i social come Instagram.
Facebook e tante tante altre funzionalità. Potremmo quindi andare a creare la nostra dashboard personale e voi mi direte sì, ma se sta all'interno di un'applicazione questo è molto scomodo. Beh, la fortuna è che con iOS comunque possiamo andare a sfruttare queste potenzialità all'interno di un widget nel menu della home. Basterà quindi fare un semplice slide sulla sinistra per andare a visualizzare i widget che abbiamo integrato nella nostra dashboard. Sembrano essere soltanto delle scorciatoie per andare ad aprire delle applicazioni, ma in realtà possiamo anche impostare delle chiamate a numeri predefiniti, come anche dei messaggi, utilizzando anche applicazioni di terze parti. Direi quindi che è un assistente veramente molto valido da avere sul vostro telefono. Dagli stessi creatori di Enlight, di cui vi ho parlato poco fa, è nata anche l'applicazione Facetune 2. Facetune è veramente un'applicazione potentissima per andare a migliorare i nostri primi piani. Possiamo infatti andare a levigare la pelle, possiamo andare a migliorare la luminosità, ridurre le occhiaie, andare anche a togliere, come proprio per Enlight, i brufoli oppure tutti quei segni del tempo che non vogliamo vedere. L'applicazione è gratuita, però alcune funzionalità sono soltanto premium, come ad esempio il correttore. Però insomma si possono fare già tantissime cose così com'è. La cosa che mi è piaciuta tantissimo è che non è un'applicazione distruttiva, ovvero ogni volta che andremo a applicare un filtro potremo regolarlo in intensità. Quindi non andrà a modificare la foto in maniera perenne, potremo comunque sempre tornare alla fase iniziale o semplicemente a quella precedente. Una volta che avremo finito con l'editing, saremo veramente contenti del nostro risultato, potremo condividerla col mondo, quindi sui social direttamente, come ad esempio per Instagram, oppure mandare un'email, un link o qualsiasi altra cosa ne vogliamo, come un messaggio su WhatsApp. Se quindi volete essere sempre perfetti per i social e quindi apparire al meglio, questa applicazione non può mancare sul vostro telefono. Ne sarete veramente felici. Un'altra applicazione che utilizzo quotidianamente ed è famosissima si chiama Dropbox. Di base nasce per desktop e serve per sincronizzare e fare backup di una singola cartella con tutti i vostri file. Quindi non perdere mai e poi mai le vostre creazioni, i vostri documenti, i vostri lavori e ovviamente anche tutto quello che andate a fare per i vostri studi. L'applicazione di per sé permette di navigare tra tutto il backup, andare quindi anche a scaricarsi alcuni file o visualizzarli, ma una cosa che è stata integrata ultimamente che trovo fondamentale ed eccezionale è la scansione tramite fotografia. Basterà andare a scattare una fotografia, ma l'applicazione automaticamente riconoscerà il foglio, o meglio i suoi bordi. In questo modo, una volta scattata la foto, verrà riportata a schermo assolutamente dritta e perfetta, pronta per essere salvata in PNG o in PDF e quindi mandata a chi volete. È una cosa assolutamente stupenda per quanto riguarda i rapporti con la burocrazia. Infatti basterà firmare il foglio, fotografare e inviarlo, oppure salvarlo direttamente in Dropbox e quindi trovarcelo anche sul nostro computer. Cosa volete più di questo? È veramente eccezionale, io non posso più farne a meno. Tra tutte queste app ci sono anche altre app che non vi mostro a video ovviamente, ma che trovo fondamentali e necessarie soprattutto per quello che è l'attività qui su YouTube. E sono proprio le applicazioni di Google, la prima per vedere i video su YouTube, la seconda si chiama Studio ed è l'applicazione dedicata ai creatori. Così che noi possiamo tranquillamente verificare giorno dopo giorno, ora dopo ora, l'andamento dei nostri video, guardare le statistiche, verificare se i nostri video sono andati bene o meno e vedere anche dove andare a migliorare il tiro e magari anche a far migliorare il canale stesso. Bene ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, qui sotto in descrizione trovate tutti i link per andare a scaricare queste applicazioni direttamente dall'App Store. Non ho però verificato se tutte queste applicazioni si trovino anche per il mondo Android. Dovete fare una piccola ricerca voi stessi sul Google Play Store. Qui sotto nei commenti fatemi sapere se avete provato alcune di queste app, come vi siete trovati e se magari avete anche delle soluzioni alternative. Io sono sempre contento di sperimentare altre applicazioni, soprattutto se di utilità. Vi ricordo di seguirci anche su tutti i social, compreso Telegram, dove abbiamo un gruppo veramente attivo, divertente. Quindi potete entrare lì e discutere di qualsiasi cosa. Vi aspettiamo veramente numerosissimi. Colgo l'occasione anche per ringraziarvi del traguardo dei 20.000 iscritti, perché per noi è stato veramente un grandissimo successo e speriamo di andare ben oltre questi numeri e farne anche più del doppio. Che ne dite? Noi lo speriamo. Beh, non mi resta che salutarvi. Come sempre, se il video vi è piaciuto lasciate un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo sicuramente con il prossimo video. A presto!